in queste straordinarie e speciali giornate della coordinazione sacerdotale e della prima Santa Messa. Vogliamo manifestarti la stima e la nostra ammirazione profonda in questo momento fondamentale della tua vita, nella quale coroni il tuo sogno e desiderio più grande di diventare sacerdote, e al tempo stesso di dirti che l'unità pastorale rende omaggio al coraggio di questa tua scelta, che costituisce un esempio e testimonianza per tutti. La nostra comunità, come nei decenni scorsi, è eterna benedetta per le vocazioni. Da alcuni decenni addietro abbiamo avuto la grazia di sacerdoti e di numerose suore religiose, una lunga sequenza di giovani e giovane meravigliosi che, avendo respirato la bellezza e la fragilità del loro tempo, hanno scelto di testimoniare con la vita e con la parola che Cristo è la risposta a questa sete di infinito che c'è nel cuore di ogni uomo. La tua ordinazione sacerdotale, caro Don Piercarlo, è un momento di gioia e di speranza per tutti che, come nel passato, ha avuto la capacità di accomunare e unire l'intera comunità ed unità pastorale, anche attraverso i segni esteriori degli addobbi che adornano gli angoli della nostra comunità. A questi segni esteriori chiediamo di doverti essere grati per qualcosa di più importante e profondo. La tua scelta ci interroga i nostri giorni distratti, interroga il nostro cuore, interroga la nostra qualità umana. La tua scelta pone in discussione le nostre certezze, mette in luce le nostre debolezze e i nostri limiti, ci invita e sollecita la responsabilità. Ci spinge a risvegliare le nostre coscienze, a vivere questo tempo che ci è toccato in sorte come il migliore per noi, perché nella partita della vita non avremo diritto ai tempi supplementari o repliche. Un saluto e un ringraziamento particolare ai tuoi genitori e a tutti i tuoi familiari che ti hanno accompagnato e seguito in questi anni con grande affetto e discrezione, con la certezza che continueranno ad esserti vicino per sostenerti ed incoraggiarti sempre nel tuo ministero sacerdotale. Un grazie particolarissimo a Don Angelo, Don Roberto, Don Virginio, Don Paolo per la ricchezza e vitalità che l'unità pastorale continua ad esprimere e della quale Don Piercarlo e tutti i giovani sono frutti stupendi e preziosi. Carissimo Don Piercarlo, grazie per la tua freschezza, per il tuo sorriso, che amiamo pensare possono essere anche in questo tempo strano che ci è dato di vivere i segni distintivi e caratterizzanti di questa nostra comunità. Grazie Don Piercarlo per queste giornate splendide che col dono del sacerdozio ci regali. Caro Don Piercarlo, grazie di cuore perché questo coraggio e gusto per il cammino oggi tu lo ridai, offrendolo e donandolo in modo limpido e luminoso all'intera comunità. Con questi sentimenti la comunità civile si unisce a quella religiosa, intendendo porgervi gli auguri più sinceri ed affettuosi di ogni bene.